Buongiorno a tutti, io sono Irene Bravo, sono la vicepresidente del Bergamo Nello Season Group e sono veramente lieta del fatto che siate qua oggi. Ringrazio soprattutto i vostri docenti perché vi hanno fatto passare un sabato diverso, insomma, un sabato che può anche servirvi nella vostra vita futura, perché no? Oggi, come sapete, siamo a Linux Day 2015, una manifestazione che serve per diffondere il software libero e il software open source, in particolare il sistema operativo GNU Linux in tutte le sue varie distribuzioni. La giornata di oggi sarà divisa fondamentalmente in due aree di talk, che sono questa, dove ci saranno i talk più divulgativi, quelli un pochino più alla portata di tutti, e invece non nella sala riunioni, ma è indicata come sala riunioni all'esterno, il caffè della la sala bar, avrà tutti i talk un po' più tecnici per le persone che vorranno cimentarsi in qualcosa di un po' più difficile. Avremo anche all'esterno del Teatresco una sala espositiva dove potrete trovare gadget e tutte le associazioni che hanno fatto parte di questa giornata. Allora, io lascerei un attimo la parola al rappresentante del Comune di Bergamo, che ci ha dato il Comune di Bergamo quest'anno, ci ha dato il patrocinio ed è stato veramente gentilissimo tutto il personale che ci ha dato una mano sempre, sono sempre stati puntuali a rispondere e ad aiutarci. Quindi lascio la parola a Nicolo Carretta e poi torno io. Buongiorno a tutti, porto innanzitutto i saluti del sindaco e mi fa molto piacere, sarò veramente breve, di vedere tanti ragazzi per un incontro formativo importante organizzato da ragazzi. Questo è molto importante, insomma è un segnale che la nostra generazione, mi ci metto anch'io visto che spero si capisca che sono giovane, sta riuscendo a fare dei passi avanti in termini proprio di cultura tecnologica e cultura direi sociale rispetto a chi ci ha preceduto. Proprio ieri sono stato relatore a un convegno nella sede di Confartigianato sulla crisi ambientale. Io studio ingegneria energetica, quindi ero lì a rappresentare il comune e anche un po' come tecnico, diciamo, e ho parlato di sharing energy, di energia condivisa. Direi che oggi è un altro tassello, diciamo, della, forse non più della sharing energy, ma della sharing economy, che è veramente importante, perché il concetto che sta alla base di Linux, quindi della condivisione, ma non solo della condivisione, anche la possibilità che ciascuno di voi, ciascuno di noi, intervenga sul prodotto e poi lo ricondivida sostanzialmente, questo è un messaggio molto potente, molto importante. Io sono qui sia a fare i saluti, diciamo da classico politico, ma sono anche qui a fare un invito in realtà a tutti voi, perché come comune abbiamo attivato stiamo cercando di promuovere la partecipazione dei cittadini tramite le reti sociali o in generale tramite l'associazionismo. Io sono presidente della commissione giovani, ho conosciuto Irene e i ragazzi proprio diciamo qualità di presidente della commissione, che si pone il compito di fare un po' di laccio tra quello che è il mondo politico, che sembra sempre un po' lontano, una noia, e quando va bene magari a volte sembra fatto da gente incompetente, e invece quello che è il mondo dei giovani della città. Questo è il mio obiettivo di questi 5 anni di mandato, cercare di fare un po' da collante. Giornate come questa ne sono un esempio, secondo me, molto virtuoso e molto importante. Dicevo, qual è l'invito che invece faccio, che è quello che mi preme di più? È quello di essere voi, a vostra volta, portatori di conoscenza in città. In città abbiamo bisogno di sdoganare certi dogmi, direi, certe chiusure mentali che ci sono in più settori, di cui uno è anche questo, quello della condivisione del software libero. Vi faccio un esempio, parlando di un progetto che come comune stiamo portando avanti, su cui spero e credo proprio ci sarà la condivisione dei ragazzi. Stiamo riciclando, si chiama PC Ciclo, dei PC che vengono dismessi dalle aziende piuttosto che dagli studi di professionisti, e mettendoli nelle scuole vogliamo renderli nuovamente fruibili e condivisi. Tra l'altro questi computer, una buona parte saranno su Linux, spero, sto lottando perché rimangano su Linux, ma volevo fare un esempio di come
quello di cui noi parliamo oggi, voi parlerete oggi, che forse per voi, anche per questioni scolastiche, è assodato, non lo è per tutti. Un preside, parlando di questo progetto che vi dicevo, di P-Ciclo, si è messo a parlare degli antivirus e dicendo che gli era scaduto il suo antivirus a pagamento. Allora la nostra assessora all'istruzione ha detto: beh, installane uno di quelli gratuiti che si trovano su internet. E questa preside ha detto: no, no, assolutamente, io non faccio cose illegali. Quindi questo cosa vuol dire? Che c'è un messaggio di evangelizzazione, direi così, che va fatto. Per cui il mio invito è: attivatevi, fate associazionismo, cercate di uscire dalle vostre classi, perché il messaggio che voi potete portare è importante non solo per voi, per il vostro futuro professionale, che è quello che vi auguro, ma anche per la città, e penso che una piccola parte restituirla alla comunità sia sempre buona cosa. Quindi buon lavoro e buona giornata a tutti, grazie.